E gli elementi arderanno nel fuoco rovente, e la terra e tutte le cose del mondo saranno distrutte. Ecco, è il giorno della distruzione totale. Le armi nucleari sono la causa di distruzione totale, e da questo istante il mondo che noi conosciamo ha terminato di esistere. E sopra la terra e i mari incombe la mortale nube atomica. Così l'uomo è riuscito a distruggere se stesso. Ma esiste una forza più potente dell'uomo che nella sua infinita saggezza ha risparmiato alcune creature. Laggiù, andiamo. Uccidimi, uccidimi. Proprio là, andiamo. Non un segno di vita. New York, Londra, Roma, Mosca. Cara, prendi il contatore Geiger. Radiazione 47. Ancora un punto in meno. Potremmo salvarci. Forse potremmo. Li avevo avvertiti in tempo. Li avevo supplicati di prepararsi al peggio. Papà, sta arrivando qualcuno. Ma non posso farli entrare. Devi farlo, papà. Ho preparato questo rifugio per tre persone, tu, io e Tommy. Ci sono scorte solo per tre. Nessun altro. Va nella tua stanza. Ti prego, che cosa vuoi fare? Beh, ci sono tanti sistemi per aprire una porta. O la nostra vita o la loro. Dobbiamo lasciarli entrare.
Sembra che non siamo i benvenuti, amico. No, non lo siete. Metta giù la pistola. Avanti, Tony, levala di mezzo. La consegni a me. Mi dispiace, ma mi ha affezionato. Ne riparleremo tra poco. Luisa, pensa alla ragazza e falle cambiare subito gli abiti. E attenta che si lavi con un po' d'acqua dei serbatoi. E ora lei. Vada nella mia stanza là in fondo. Si cambi gli abiti e si lavi se ci tiene a rimanere vivo. Vedo che lei è abituato a comandare. Bene, saremo in due. Non ci sarà bisogno di nutrirlo, per lui è finita. Non potevo abbandonarlo là fuori. 740 radiazioni. Non toccarlo, Luisa. È meglio che lei vada in camera mia a cambiarsi gli abiti, se non è già troppo tardi. Mio fratello è morto là fuori. Era solo a pochi metri da me. Lui è morto e io no. Non riesco a capire. È meglio che vada a lavarsi adesso. Aveva solo 22 anni. È spaventoso. Non mi ha sentito. Vada a cambiarsi. Vada, la prego, faccia quello che dice mio padre. E per un'atroce ironia del destino. Voleva diventare sacerdote. Voleva essere un uomo di Dio. Andiamo, coraggio. Presto, venga dentro, avanti. Mi stavo chiedendo se c'era un posticino per me e anche per il mio Satana. Ah, basta un angolino in una baracca. Ma ho paura di no. Lo leghi da qualche parte qui fuori e poi venga in casa. Hai sentito, Satana? Che vuoi, non è colpa mia, eh? Avanti, su, vieni. Vieni con me. Ancora un altro, eh? Adesso siamo in sette e nessuno sopravviverà. Bisognava fermarli. Non avrei potuto vivere con quel rimorso sulla coscienza e nemmeno tu. Sono eleganti le sue camiciole, complimenti. Ehi, Stella, abbastanza vistoso questo vestitino, eh? Stia attenta, signorina, quest'uomo è peggio di una pila atomica. Ci può contagiare? Non ne sono sicuro, ma è inutile correre rischi. Certo, perché rischiare? Che bisogno abbiamo di lui? Basta un colpo, smetterà di soffrire. Stia fermo, mi dia la pistola. Una volta per sempre, amico. Nessuno tocca la mia pistola. Tony, attento! La tua faccia non mi piace, carogna. Ne sono desolato. Alzati! Se io dovessi agire come meriti, ti ucciderei subito. Starò buono, comandante. Ogni tanto lui ci tiene a fare il duro, ma basta poco per farlo calmare. Ruby, piantala. Oh. Sente, signorina, stavo pensando che forse potrebbe dormire in cucina con me. Chi? Satana. Lui è abituato ad avermi vicino, siamo inseparabili. Pensi, era presente anche quando scoprì quel grosso filone d'oro. Un filone largo così, forse più lungo di un miglio. Non c'è posto per lui, mi spiace. No. Venite qui tutti, ascoltatemi, devo parlarvi. Questo è un contatore Geiger. Adesso registra 46 rengen di radioattività nell'interno della casa. 50 sono pericolosi e 500 mortali. Beh, dipende dalla persona colpita. Ognuno ha una diversa capacità di assorbire i raggi. Quando desidero un parere, lo chiedo. Ora,
Noi possiamo salvarci o morire. Non possiamo saperlo con certezza. Può darsi che qualcuno di noi stia già morendo. Quando potremo andarcene da questa specie di rifugio? Sarei stato più contento se non foste mai venuti qui. Ho affari in pentola a San Francisco. Grossi affari. Devo andarci al più presto. Informalo, Luisa. San Francisco non esiste più. Non riceviamo più segnali radio di nessun genere da nessuna città del mondo. Ma è uno scherzo. San Francisco è stata distrutta. Proprio così, ha capito adesso? State a sentire. Noi sette riuniti qui siamo forse l'inizio di una nuova era, di una nuova civiltà. Sapevo che questo giorno sarebbe arrivato. E per 10 anni mi sono preparato a questa prova. E ora, se mi ascolterete, vi mostrerò perché siamo ancora vivi. Questa è la mia casa, con un generatore di corrente e le scorte di acqua e di viveri. Le colline circostanti sono ricche di minerali di piombo, un'ottima barriera contro la radioattività. Attraverso queste gole e lungo i canyon si formano dei forti venti che sono in grado di tenere lontana da questa zona la contaminazione radioattiva. Voi vi siete trovati in questa zona riparata, per vostra fortuna, a parte l'uomo sul divano che è arrivato troppo tardi. E ora ne vedete i risultati, non credo che vivrà fino a domani. Se continuerà a soffiare il vento e se non pioverà troppo presto, potremmo salvarci. Se non verremo distrutti da altre forze, naturalmente. Quali altre forze? Inutile pensarci adesso. Una cosa sia ben chiara, che voi siete degli intrusi. Questo rifugio era stato preparato per 3 persone e ci sono scorte solo per 3. Se le dividiamo in 7, rischiamo di morire di fame in poco tempo. Io ho la chiave del deposito. Sarò solo io a stabilire quando e quanto potremo mangiare. Per far rispettare i miei ordini, userò le pistole. Certo, è facile comandare con una pistola in mano, ma attento a tenerla stretta. Grazie del consiglio. Gli uomini dormiranno nella mia stanza. Io mi sistemerò qui. Su, avanti. Vieni. Sarà contaminato anche lui? Non si può ancora sapere, lo sapremo domani. Ah, è davvero un bel ragazzo. Sarebbe proprio un peccato. Sento che non morirò. Prima avevo paura, ma adesso non più. Andrà tutto bene. Sei un amico. Non lo dimenticherò. Ho fame. Vorrei mangiare carne, una bistecca al sangue. Non so perché, ma mi farebbe bene. Ne parlerò con il cuoco. Intanto dovrai lavarti e metterti abiti puliti. Questo Geiger è preciso, non mi fermerei troppo qui fuori. Lei è pratico di questi aggeggi? Sono un geologo, specialista in ricerche di uranio. Allora saprà che la vera forza dell'atomo non è mai stata calcolata esattamente. Sì, ma oggi ha raggiunto la sua massima potenza. Solo in relazione alla nostra forma di vita. Lei crede che un'altra forma di vita potrebbe sopravvivere? Voglio dire che non abbiamo ancora scoperto la vera forza dell'atomo. Ricorda gli esperimenti con la bomba H a Matsuo alcuni anni fa? Io comandavo una delle navi. 5 giorni dopo l'esplosione rimorchiai la nave con gli animali fuori della zona colpita. Il mondo non ha mai saputo la verità su quell'esperimento. Dove vuole arrivare? Dei condor. Ci sono molte prede oggi. Prede contaminate. Lottano anche loro per sopravvivere. Hanno cominciato ad arrivare 3 giorni fa, come se questa valle fosse l'arca di Noè.
cosa c'è, Radek? C'è della selvaggina fuori. Lo sento. Ne sento il bisogno. Ho bisogno di carne. Ma è contaminata. A mangiarla si muore avvelenati. Tu moriresti, non io. Non posso vivere con questa roba. Ma non potrai avere altro chissà per quanto tempo. Questo lo credi tu. Cresce bene la sua pianta del futuro. Domani festeggeremo la sua terza settimana. Tre settimane. Non pensavo che avremmo campato tanto. E invece sì. Anche Radek ha potuto alzarsi oggi. Mi vengono i brividi. Logicamente avrebbe dovuto essere morto. Ma non esiste più niente di logico. Non ha toccato cibo e acqua per tre settimane. Ma di che cosa vive? Dice che non ha bisogno di mangiare. La notte scorsa ha lasciato il rifugio, è tornato solo all'alba. Credo che gli abbia dato di volta il cervello, sembra vivere in un mondo diverso. È una mutazione, Rick, è una mostruosità del nuovo mondo atomizzato. Vado a fare un giro fuori. Non vada lontano, resti vicino alla casa. Perché? Perché glielo dico io. Non ho paura. Mi piace là fuori. Vuol venire con me? No. È pericoloso. Dovremmo eliminarlo. No, Jim, è importante che continui a vivere. E perché? Non lo so con sicurezza, ma sento che è meglio così. A questo punto accenno a qualche passo di danza. Quanto basta per farlo restare a bocca aperta? Hai sentito quello che ho detto? No. E piantala con quella lagna di disco. Tu hai occhi e orecchie solo per Luisa, hm? Sta zitta. Ti dà fastidio che esca a passeggiare con Rick, vero? Ti ho detto di piantarla. Luisa, mi sembra di ricominciare ad amare la vita. Mi ci sono voluti 2 mesi. E a lei? Oh, Luisa. Che succede? Non hai sentito niente. Che cosa? Voglio tornare in casa, presto. Sono ancora fresche. Guardi. Impronte di Radek. Crede che abbia mangiato il coniglio? ...49 Repkin. Crede che si possa mangiare quella carne contaminata senza morire? Beh, Radek è venuto parecchie volte di notte qui nel bosco. Nessun uomo sopravviverebbe. È una sfida a tutte le leggi dell'uomo e di Dio.
Può darsi che le leggi naturali siano completamente cambiate, noi non ne sappiamo nulla. Si decide a spiegarmi cosa ha in testa? È solo un'ipotesi. Sappiamo che anche una piccola quantità di radiazioni produce mutazioni, quindi se per caso un uomo potesse sopravvivere alla contaminazione radioattiva, si avrebbero mutazioni che altrimenti richiederebbero millenni. Ma è solo una teoria. I test di Mazzua. Eh? Cosa vuol dire? No, niente, continui la sua esposizione. Ci possono essere altri Radek, anche peggio di lui. Noi siamo sopravvissuti a una tale carica di radiazioni che non avremmo mai immaginato. E lei è convinto che potremmo diventare tutti come Radek? Vagheremmo di notte per i boschi mangiando carne cruda? È possibile. Che possiamo fare? Mio fratello era convinto che la Bibbia ci dà la forza per risolvere ogni problema. Speriamo di farcela prima di diventare pazzi. Cara, sta a sentire. Perché io sono con te per salvarti e liberarti, disse il Signore. Io ti libererò dalle mani dei malvagi e ti riscatterò dalla mano del demonio. Ne ho sentito abbastanza di Bibbia da ragazzo. Ma è evidente che non è servito a nulla, Tony. Arrivando la pioggia, dobbiamo informarli. Sì, Rick, ha ragione. Arrivano le piogge. Si sono addensate in nuvole sature e gonfie di morte atomica. Temo che ora non potremo più salvarci. Ma anche se il cielo schiarisse e ci salvassimo, a partire da domani dovremo dimezzare le razioni. Cosa, metà di niente? Se sarete ancora qui, quando sarà il tempo, coltiveremo la terra. Ho una scorta di semi e frumento. E possiedo le nozioni necessarie perché un uomo possa mantenersi in vita anche in queste circostanze. I miei manuali sono a vostra disposizione. Tony Lamont, zappatore. Abbiamo quasi finito la scorta d'acqua. Ma c'è una cascata a poca distanza dalla casa, un torrente di montagna. Ho controllato l'acqua e non è pericolosa. Da domani ce la veremo là. Ho consumato più acqua in questi ultimi due mesi che prima in 64 anni. Forse per questo sei ancora vivo. Che in piena luce è una zona piuttosto sinistra. Non so quel che darei per stare in mezzo a Broadway e sentire il rumore del traffico. Non mi ero reso conto di quanto fosse isolato qui. Molto carina, hai un'aria fresca, ingenua. Per questo Tony ti viene appresso, per lui sei qualcosa di nuovo. Tony? Sì, non ti leva più gli occhi di dosso e a me non mi vede più per niente. Attenta a non incoraggiarlo. O sarò io a fare la corte al tuo ragazzo e sarebbe concorrenza sleale, sai? Va bene, siamo d'accordo. Torna sempre da me, con un po' di pazienza. Che ti prende, cara? Ci stanno osservando. Dove? Io non vedo nessuno. Qualcuno si muove tra i cespugli. Sarò uno degli uomini. Sai com'è, i soliti ragazzi. Vieni, andiamocene da qui.
Seguiamo la corrente, è la strada più breve. Come riprendere fiato, cara? Fermati un minuto. Sento degli occhi che mi stanno fissando. Li ho sentiti. Ehi, ma cosa dici? Andiamo. Radek non è il solo che divora la selvaggina. Quando avranno esaurito la selvaggina toccherà a noi. È un posto maledetto. Rick, dobbiamo uccidere Radek. Solo lui può sapere contro chi dovremmo batterci. Non possiamo eliminarlo. Che animale di Mazur, qualcosa del genere era stato previsto. Non crede che sia venuto il momento di parlarmi di Mazur? Sì, è vero, stasera, quando gli altri staranno dormendo. Lei crederà che io sia impazzito, come è successo agli altri. Ho rubato un po' di zucchero per te, Pete. Grazie, Ruby. Allora, sai che non fa che tremare. Da quando siamo arrivati qui, è spaventato. Si vede che da queste parti succedono cose che a lui non vanno. Sai, uno di questi giorni io e il mio Satana taglieremo la corda. E dove andrai? Di là dalla collina ho trovato un filone d'oro. Ho paura che il tuo oro non serva più a niente. Come non serve più? Però non è giusto, Ruby. Tutta la vita ho passato alla ricerca dell'oro. E adesso che l'ho trovato, l'oro è lassù e io mi trovo qui. Sei un po' sonato, ma sei un bravo uomo, come tutti noi. Grazie per lo zucchero, Ruby. Sai, Satana va pazzo per un quadretto di zucchero. Raccontala un altro, drittone che sei. Lo so che ci fai con lo zucchero. Quando avrai preparato un po' della tua grappa, ne vorrei un sorso. Ehi, Satana, hai visto che furba è? Ancora nessun contatto. Come ti senti? Bene. Dov'è Rick? Sta dando un'occhiata in giro. Vado ad aspettarlo di fuori. Sì, ma non ti allontanare troppo. Possiamo fare due chiacchiere? Da quando sono qui ci saremo scambiati 20 parole. Ne sono così antipatico, lo dico pure. Non sono un mostro, non bevo, non fumo. E do tutti i soldi alla mammina. Mi lasci stare! Non si vergogna, di là c'è Ruby! Faccio quello che mi pare. Ho trovato del profumo nella borsetta. Ti piace? Fa schifo. Dove hai trovato da fumare? È Pete che le prepara. Fabbrica anche un liquore. Non è grande? Butta via quella roba. Ti sei fissato con la ragazza, eh? È eccitante una fresca campagnola che ti resiste. Mi fa star male. Perdere tempo dietro una ragazza di campagna. Non vuoi tornare da Ruby? Ce l'hai ancora in testa quella ragazza. Guarda che divento gelosa. Ma non ci pensare. C'è da badare a cose più gravi. A sentire Jim, avremo vivere ancora per un mese. Oh, io non mi preoccupo. Non credo che ci resti ancora tanto tempo da vivere. 4 settimane per 6 persone. Ma 2 persone sole quante ci camperebbero? 3 mesi, è chiaro. Già. Ah, io e te, Ruby. 3 mesi. Dopo potremo andarcene tranquilli. E come puoi liberarti di 4 persone? 5, compreso Radek. Devo mettere le mani su un'arma. Quello che conta è... tu starai con me, Ruby. Certo. Thank you.
Radek è entrato in mezzo ai vapori atomici come se fosse della semplice nebbia. Rick, ha saputo qualcosa degli esperimenti atomici di Matsuo? Soltanto alcune voci, ma niente di preciso, a dir la verità. È il momento di mostrarle qualcosa. Come le ho detto, dovevo rimorchiare la nave con gli animali fuori dalla zona bombardata. Fui io a osservarli per primo. Erano un migliaio di tutte le specie. Ricordo che i giornali scrissero che erano rimasti tutti uccisi durante l'esperimento. Era falso, Rick. Tre animali sopravvissero. All'esplosione della bomba H. Era assolutamente proibito fotografare. Però io ho disegnato quello che ho visto. Si trovavano nelle gabbie un maschio e una femmina per ogni specie. Questo era uno scoiattolo. Era sopravvissuto. Restò vivo per tre giorni. L'altro superstite era una scimmia. La pelle sembrava di gomma, ma al tatto sembrava metallo. Come una corazza. La risposta della natura all'irradiazione atomica totale. L'evoluzione di milioni di anni provocati da una sola bomba. È rimasto vivo tre giorni. Quando raggiungemmo la nave appoggio erano già morti. Se riuscissimo a scoprire perché sono morti sarebbe molto utile. Non sono riuscito a capirlo. Però non volevano toccare né cibo né acqua. Nuove specie. I progenitori delle creature che vivono là fuori. A volte provo un senso d'angoscia. Noi sappiamo che ci sono due forme di vita che lottano per sopravvivere qui in questa valle, ma una sola può vincere, e dobbiamo essere noi. È vero, Rick. È strano come lei mi ha ridato forza e speranza. Ho costruito questo rifugio solo per sopravvivere, ma ora lei mi ha fatto sentire un senso di responsabilità verso le nostre generazioni future. Grazie, Jim. Andiamo a riposare adesso. Bisognerà pensare a molte cose. Domani voglio parlare alle ragazze. Alle ragazze? Sì. Dovrebbero aver figli non appena possibile. No, Rick gli darà una lezione. Ammazzerò, bastardo. Alzati, caro. Tu levati dai piedi. Non pioverà. Il vento è favorevole. Senti, figliola, ti parlerò francamente. Io amo la chiarezza. Figliola. Cara, tu devi pensare al futuro. Ma non ci sarà futuro. Sì, che ci sarà per voi. Hai una settimana per riflettere e prendere una decisione. Stai ascoltando, cara? Sì, papà. Sposerò Rick fra sette giorni. Se sarà ancora qui e se ci sarò anch'io. Ma che ti prende, Luisa? Niente, niente, papà. Parlane a Ruby. Io ne parlerò a Tommy e Rick. Te l'immagini noi due con un figlio. Non glielo diremo che sua madre era un artista dello spogliarello, eh?
Mi domando che gli ha preso Louise tutto il giorno chiusa in camera sua. Le starà dando di volte il cervello. Succederà anche a noi. Tu pensi ancora a lei, vero? A lei non gliene importa niente, allora perché insisti? Io voglio solamente una chiave per aprire quel maledetto deposito. Noi due soli, hai detto, ma continui a pensare a lei. Sei uno sporco bugiardo. Ah, sono bugiardo? Solo su me potevi contare, su nessun altro. Sono stata l'unica ad amarti. Sei un volgare mascalzone. Questo per la tua amicizia. E ora lasciami in pace. I vapori sono assai meno densi, pare. Ma non basta, Rick. Per altri due mesi non potremo andare oltre. E stiamo finendo le scorte. Ce ne resta ancora per due settimane. Non toccarlo. I piedi. Guardi i suoi piedi. Le impronte vicino al laghetto. Da mangiare non me ne danno. Ce ne sono altre come te? Più forti di me. Molto più forti. E quanti sono? Non tanti, ma forti. Ho fame. Non ho più bisogno di mangiare, povero diavolo. Osservi le ossa del suo cranio. Assomiglia ai suoi disegni di Matsuo. Guardi. La stessa mutazione di pelle degli animali. Ha detto che là ci sono esseri più forti di lui. Lui era al secondo stadio. Al terzo stadio più forti. Al quarto stadio forse invulnerabili. E qual è il primo stadio? Non me lo ha detto. Radek è il primo stadio. Sta per piovere. Succede qualcosa, Satana. Avanti. Salve. Salve. Tuo padre mi ha detto che non ti sentivi tanto bene. Mi dispiace. Ma adesso sto meglio, grazie. Bene. Rick. Fuori c'è qualcuno nascosto. Tu lo sai, vero? È una supposizione, ma non lo sappiamo. Io sì. Cerca di parlare con me. Ti ricordi quando ti ho detto che al lago avevo una strana sensazione? Non so, come se fossi carica di elettricità. Il polso batteva forte. Si fermava un po', poi tornava a battere. Vedi, sono spaventata, tutto qui. È una sensazione che mi ritorna spesso. Ogni volta più forte. Tu non vuoi credermi, vero? Comincio a credere a un mucchio di cose alle quali prima non avrei creduto. Sono contenta che tu stia qui con me. Sta diventando sempre più agitato e non ce la faccio a calmarlo. E me ne voglio andare di qui e al più presto. Pete, ho voglia di bere. Hai azzeccato la serata buona. Bagna la gola. Grazie. Ruby, sei mia amica. Metà di quell'oro sarà tuo. Ah, questo è un posto terribile. Grazie del veleno, Pete. Starai meglio di prima. Ti piacerebbe bere un cicchetto anche a te, Satana? Eh? Tony. Hai bevuto ancora l'intruglio di Pete. Non mi va che ti sbronzi. È vero, avevamo litigato, ma abbiamo fatto pace.
Oh, Tony, tu e io siamo fatti uno per l'altro. Noi due siamo della stessa razza. Al tuo posto non la farei tanto lunga. Me ne vado a dormire. Tu mi hai seguito l'altra sera, ti ho visto bene. Sei andato sul costone. Se tu provassi ad andarci, moriresti. Lo so. E che ci fai lassù? Là succedono delle cose meravigliose. Cose di che genere? Un giorno può darsi che te le dica. Dimmelo adesso. Là fuori mi piace. Questa casa è odiosa. Ma perché ci torni a dormire? Ho un nemico e vuole uccidermi. Allora mi rifugio qui quando mi sento stanco. Ti dirò una cosa. Avanti. Tra poco voi tutti morirete. Tu credi che io sia matto, non è vero? Non lo so. Non c'è dubbio, hanno cominciato ad avvicinarsi alla casa. Faremo riguardia di notte, noi due. Vorrei usare anche Tony, ma non mi fido a dargli una pistola. Conosco quei tipi. Non meritano la minima fiducia. Continui a sperare, vero? Dobbiamo tentare ancora. Chissà, poter ricevere da qualche parte un segno di vita. Ehi, Pete, mi sento in forma. Adesso vedrai. Entravo, cominciavano gli applausi e le grida. Ma poco dopo non si sentiva che il loro respiro. Quel respiro che mi metteva i brividi. Ecco il mio contatore Geiger. Misurate un po' le mie radiazioni, ragazzi. Facevo la rivista quando ho incontrato Tony. Ricordi, caro? A questo punto cominciavo a spogliarmi. Poi avanzavo in passerella in un cono di luce azzurra. E allora cominciavo ad atomizzare la gente. Sono appisolato. Sembra tutto a posto. Dì a me le dal cambio. Sì.
Jim! Che succede, Rick? Satana è sparito. L'asino ha rotto la cavezza? No, è stato slegato dall'albero. Radeka era a letto quando lei è uscito? No, andiamo, cerchiamolo prima che sia troppo tardi. Non credo che sia venuto qui. Guardi, ci sono le impronte. Dove sarà finito? Trascinato di là. Jim, venga qui. Radek lo ha mangiato. È diventato come una iena. Forse non è stato lui. E chi può essere stato? Dobbiamo trovarlo, Rick. E poi dobbiamo ucciderlo. Satana! È sparito! Che ti prende, Pete? Il mio asino! È sparito! Sta calmo, vecchio. Ti aiuto io a cercarlo. Sono sicuro che è morto. Ormai è inutile andare a cercarlo. Che vuoi, già che siamo arrivati fin qui? Sarebbe stupido tornarsene indietro subito, avanti da questa parte. Andiamo. È inutile. Ormai è troppo tardi. Andiamo. Radek. Guardi il suo braccio. Già. Cos'è che l'ha ucciso, Rick? Tre ferite. Come tre artigli di acciaio. Deve essere nascosto qui vicino. Voglio inseguirlo. No, dobbiamo attirarlo sul nostro terreno. Ma dobbiamo eliminarlo al più presto, in un modo o nell'altro. Sono tre artigli di acciaio. Sembra incredibile. Sì, gli artigli di acciaio, come la scimmia superstite sulla nave degli animali. Lo sapevo. Lo sapevo che era morto. Avremmo dovuto rimanere in cima alla montagna, al nostro posto. Vieni via, Pete. Andiamo a casa. È stato il destino. Chi ha ucciso Radek? Tu? Beh, se lo meritava, era diventato pazzo. Guardi la sua pelle. Ho visto. Ma che gli è capitato? Chiamiamola pelle atomica, è una conseguenza delle radiazioni. Anche la nostra pelle può diventare così? È possibile. Non lo sappiamo ancora. Tony, andiamo, porta a casa Pete. Che cos'hai, Luisa? Non hai sentito niente? Ma cosa? Non ho sentito nulla. Allora devo aver sognato. Certo, cerca di dormire, cara.
Ti accompagno. Andiamo, capitano, se proprio vuoi seguirmi. Torna indietro, Pete, vai incontro alla morte. Oh, pazzo! Pazzo. Pazzo. Che è successo? Pete è andato in cerca del suo maledetto oro e io l'ho inseguito. In mezzo ai vapori? Fammi sdraiare. Luisa non deve saperlo. Sì. Quanto tempo ci è rimasto? Un bel po'. Agli altri diremo che mi sono fatto male per giustificare che resto a letto. Beh, può darsi che abbia acquistato una certa immunità. Non c'è da farsi troppe illusioni. Avrei voluto andare con Pete. Almeno lui ha fatto qualcosa. Beh, se viene a piovere, lo raggiungeremo anche noi. Rick, lei è un tipo onesto e sincero. Mi dica la verità. Su che cosa? Guardi, la mia pelle. Cos'ha la sua pelle? È come quella di Radek. No, non è vero. Lei mente, Rick. Sta cambiando. Ti senti meglio, papà? Molto meglio, cara. E tu come stai? Sto bene. Ero solo preoccupata per te, nient'altro. Finirà tutto bene. Dov'è Rick? È fuori in ispezione. Esco un momento anch'io a cercarlo. Manca uno dei coltelli in cucina. Tu non sai niente. Vado a fare due passi. Vengo anch'io con te. Tu resta qui, ci vediamo dopo. No, odio questo posto. Non vorrei esserci mai venuta. Guarda cosa succede alla mia pelle. L'ho già osservato una decina di volte. Non c'è niente di strano. Siediti, Luisa. In vita mia non ho mai avuto fortuna. Ho sempre dovuto lottare per ottenere quel che volevo. Che cosa vuole? Non l'hai ancora capito. Tu sei qualcosa di nuovo per me. Non ho mai avuto tempo per ragazzina come te. Non mi tocchi, non posso sopportarlo. Mi odierai quando ci saremo solo noi due. Non avrai più da scegliere. Hai capito finalmente? Mi lasci stare! Tony! Lascia stare la ragazza. Ruby, vattene. Lasciaci soli. Devo discutere a quattro occhi col nostro Don Giovanni. Pare che stai esagerando, Ruby. Avevi detto tu e io, ma pensavi a lei. Sì, hai ragione. Ora lo sai. Non vali niente, sei una donnetta da quattro soldi. Fino a poco fa non volevo crederlo. Tony, quella ragazza ti odia a morte, le fai schifo. Preferirebbe morire piuttosto che... Oh, Tony,
Ma perché dobbiamo litigare così, come due incoscienti? Non ti voglio più tra i piedi. Mai più. Sei tu che lo hai voluto, cara. Ruby non è voluta rientrare. Abbiamo avuto una piccola lite e così è rimasta là a calmarsi. Tornerà quando le sarà passata. Devo sistemare un conticino che ho in sospeso con te. Facciamo domani, adesso sono giù di forma. Va bene se ti prudono le mani, ma a pugni cosa risolvi? Avvicinati ancora a Luisa e sei morto. Mi uccidi. Tu. È parecchio che non mi faceva una bella risata. Adesso vado a dormire. La ucciderà, Rick. Lo faccia fuori subito, con la mia pistola. Già, seguirla e colpirlo alle spalle a tradimento. Credevo che lei mi conoscesse meglio. Sì, ma il rischio è grosso. Almeno si tenga la pistola. Ne prenda una nel deposito. E tenga il colpo in canna. Niente? Mi ricorda quella poesia, i 10 piccoli indiani. E poi li fanno fuori tutti uno alla volta. Lo stesso capita a noi. Ora siamo in 4, poi... 3 piccoli, 2 piccoli, un piccolo indiano. Ma quando ce ne potremo andare da qui finalmente? Non lo so. Anche per vedere che cosa è rimasto di New York o di Chicago. Niente da fare, sono un tipo aiellato. Ci provi ancora e l'ucciderò. Bene, capo. Con lei è inutile insistere. Ti prendo. Guarda là. Ma che c'è? Qualcuno mi ha chiamato. No, andiamo, smettila. No, non lasciarmi sola. Torniamo a casa. Ma almeno hai visto qualcosa? Dietro i cespugli l'ho sentito bene. Io ero a pochi passi da te, eppure non ho sentito niente. Andiamo a casa, ti prego, portami a casa. Va bene. Come sta Luisa? È ancora piuttosto scossa, ma le ho dato un calmante. Le farà bene. Ha detto qualcosa di nuovo? Insiste a dire che è stata chiamata. Che aspetto aveva quel mostro? La sua pelle era come quella di Radek. E avanti. E aveva più di due occhi. Come i miei disegni della scimmia di Mazzuo. Jim, quelle scimmie sono diventate più grandi. No, no, per niente. Beh, Luisa dice che... quel mostro ha le dimensioni di un uomo. Allora è un uomo, non un animale. Come possiamo lottare con lui, Jim? Come possiamo ucciderlo? Lei sperava che avremmo trovato una risoluzione. Può nutrirsi di cibi contaminati, respira un'aria contaminata. Lo sostengono gli elementi che per l'uomo sono mortali. Lo sostengono elementi che per l'uomo sono mortali. Sì, che cosa sta pensando? Per ucciderlo dobbiamo sapere come vive. E sappiamo che teme qualcosa. Era abbastanza vicino a Luisa per assalirla, ma non l'ha fatto. Non ha voluto seguirla nel lago. Perché? Sembra che stia per piovere.
Luisa. Luisa. Rick. Rick. Che succede, Jim? Guarda se Luisa sta bene. Non c'è in camera. Il mostro l'ha rapita. Immagino che sappia usare una carabina. Sì. La prenda nel deposito, è pronta per l'uso. Perché vi agitate? Luisa è scomparsa. Va con Rick, Tony. Forse insieme riuscirete a... Oh, no. Lei è di Rick. Non ricorda che è stato lei ad affidarla a Rick? Mi sembra l'occasione buona per fare l'eroe, caro amico. Rick. Più vicino. La pistola non le serve, la nasconda sotto il cuscino. Rick, se non riesci a liberarla, non esiti a usare la carabina. Luisa! Quasi l'alba. Che mi dice, capo? Mi sembra che la sua nave stia per andare a fondo o sbaglio? Non ci hai aiutato. Non ti sei mosso per Ruby. Non hai aiutato Rick a cercare Luisa. Sei solo una canaglia. Magari un vigliacco. Combatto solo quando è necessario e alle mie condizioni. E la prima è sapere contro chi si lotta. Così va meglio, capo. Se ci sono due uomini e una pistola, la pistola la tengo io. Una voce, segnali, comunicare. Era un'impressione. Tu menti. Un moribondo non deve mentire. Credi che non sappia che hai inseguito Pete fra i vapori radioattivi? Per questo fai il coraggioso. Per questo ora fai il padrone. Faccio il padrone. Sono il padrone. Ho tutto. La casa, Luisa, se ritorna. Per i suoi figli sarei un padre più in gamba di Rick. Mi assomiglierebbero. Questa volta pioverà. Crede che sarà ancora mortale? Lo sapremo fra poco. Rick!
portalo subito a casa, Luisa. Io voglio inseguirlo. Rick! È arrivata la pioggia, ho visto? Quanto tempo camperemo ancora, capo? Me ne porti un po' e la esamino. Ci siamo dati tanto da fare. E adesso questa pioggia schifosa ci ammazzerà. Mi dia il contatore Geiger. Eppure, semplice acqua piovana. Una bella sorpresa. Il vento ha pulito l'aria. Il lago. Aveva paura del lago. Chi aveva paura del lago? Adesso non sento più niente. Che cosa? Quel rumore. Sono di nuovo libera. Prima lui cercava di parlarmi, mi aveva anche chiamato per nome. Andiamo, sei bagnata fino alle ossa. Rick, cos'è che l'ha ucciso? Ne parleremo più tardi. È strano, ma mi dispiace per lui. Non riesco a capire perché mi ha fatto pena. Su, avanti. Andiamo. Avvertirò tuo padre che siamo salvi. Forse è il segnale che sono salvi. Va fuori a vedere. Posso vederli dalla finestra quando arriveranno? Sì, è proprio così. Si stanno avvicinando. Che vuol fare con la pistola? Voglio uccidere Rick. Perché, in nome di Dio? Non hai capito perché? Voglio Luisa. Li vedo bene adesso. Però Rick è un bersaglio difficile. E Luisa si tiene stretta al suo fianco. Vattene dalla finestra. Silenzio! Tra un momento. Voleva uccidere Rick. Dovevo impedirglielo. Quell'essere mostruoso è morto. Lo ha ucciso la pioggia. Ho esaminato l'acqua piovana e ho scoperto che non è contaminata. Pregavo ancora, ma non ero più preoccupato. Mi sono ricordato gli animali sulla nave, perché toccavano cibo e acqua. Ho capito perché. Quegli esseri erano creati per vivere in un mondo contaminato. E quando è caduta, loggia era pura. Era stato l'uomo a crearlo, ma Dio l'ha strutto.
Ci ha mandato l'acqua e aria pura. Se non è sopravvissuto, anche gli altri come lui sono morti. Ho sentito una voce alla radio quando eravate via. Ci sono lì. C'è un avvenire per il mondo e per voi due. Andate e che Dio vi accompagni. Pronto, Luisa? Vengo subito.